All'interno del macrocosmo narrativo di Fallout 3, una delle fazioni che mi ha sempre incuriosito di più è quella dei Rinnegati della Confraternita d'Acciaio, fondata da Henry Kasdin alcuni anni prima degli eventi del gioco. I Rinnegati, come apprenderemo parlando con l'anziano Lyons o con il protettore Kasdin stesso, sono una piccola parte di soldati della Confraternita che si è staccata a causa di una diversità ideologica di fondo, creando un'organizzazione completamente autonoma. Il leader dei Rinnegati, il protettore Kasdin, riteneva infatti che si fosse perduto nel corso del tempo quello che era lo scopo vero e ultimo della confraternita, ossia salvaguardare la tecnologia. Come tutti ben sanno, la Confraternita d'Acciaio ha origini molto vecchie, è una fazione tecno-religiosa che deriva dall'esercito degli Stati Uniti, fondata dal capitano Maxon nel 2077, il cui scopo era appunto quello di preservare e salvaguardare le scoperte scientifiche e tecnologiche dall'olocausto nucleare. Tuttavia, con il passare degli anni e con il susseguirsi dei vari leader, molti nuclei della confraternita disseminati in tutto il Nord America iniziarono ad aprirsi nei confronti dei sopravvissuti, dimostrandosi gentili, volonterosi e pronti ad aiutare in caso di bisogno. A scanso di fraintendimenti, non iniziarono certo a fare volontariato, ovvio, ma da una politica di chiusura e di segretezza si passò ad una politica più aperta e più coinvolgente, soprattutto nella zona contaminata della capitale, dove la guida della confraternita era affidata all'anziano Lyons. Questo cambio di direzione fu accettato positivamente da tutti, o meglio, quasi tutti. Parlando con gli scribi presenti nella cittadella, ossia i membri non appartenenti all'ordine militare ma a quello adibito a ricerche scientifiche e storiche, questi infatti riveleranno che alcuni confratelli non si dimostrarono inclini alla nuova linea politica dell'anziano. Henry Kasdin e i suoi fedelissimi infatti litigarono con Lyons proprio per questo motivo e la cosa purtroppo non si risolse pacificamente. L'uomo si adirò e una notte abbandonò la cittadella sulle rive del Potomac per fondare la sede dei Rinnegati a Fort Independence, rubando molte armi e molti equipaggiamenti. Nonostante Kasdin e Lyons avessero combattuto fianco a fianco in numerose battaglie violente e sanguinarie, come nel Pit, quella frattura fu definitiva e venne chiamata il Grande Scisma. Secondo Kasdin era uno spreco di tempo e soprattutto di risorse aiutare i sopravvissuti, dal momento che, sue testuali parole, chiunque sa come si fa un figlio, ma pochissimi sanno costruire un fucile laser di precisione. Il vero obiettivo della confraternita, come dice il suo emblema stesso, dove gli ingranaggi rappresentano il sapere tramandato dagli scribi e la spada invece raffigura la forza militare dei paladini, è salvare la tecnologia rimasta, difendendola a costo della vita in modo che non finisca obliata nel tempo, facendo sprofondare il mondo nella preistoria, non salvare le persone. Ed è infatti per questo motivo che i Rinnegati vagano per la zona contaminata con le loro armature atomiche nere e con le strisce rosse, scovando apparecchiature ancora funzionanti e portandole a Fort Independence, indifferenti alle vicende dei sopravvissuti, siano questi coloni indifesi o banditi spietati. A quanto pare, Lyons preferì non punire Kasdin per questa sua scelta, evidentemente in cuor suo non se la sentiva di condannare i suoi stessi fratelli, che di fatto svolgevano quello che era davvero un importante compito della confraternita d'acciaio originale. Non ci è dato sapere cosa accadde ai Rinnegati, ma essendo pochi è probabile che abbiano trovato lentamente la morte, non essendo presenti in Fallout 4. Alcuni dicono che alla morte dell'anziano Lyons, Arthur Maxon, suo successore, riuscì a firmare un trattato di pace con Kasdin, reintegrando i Rinnegati nei ranghi della confraternita, ma resta il fatto che sembra come se nessuno sappia nulla del Grande Scisma. Io spero di non avervi annoiato troppo, scrivetemi qui sotto nei commenti che ne pensate voi, se avete anche domande, statemi bene, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, ad un prossimo video.